Credo che questo sia il video più difficile su cui abbia mai lavorato. Un po' perché non sono un critico videoludico e non mi sono mai considerato tale, e un po', come ho detto negli episodi precedenti di questa serie, questo è il mio primo Souls. E se volete saperne di più, vi lascio qui i primi due mini episodi di intro di questa nuova serie in cui vi spiego tutto. Ma ora, fatte le dovute premesse, veniamo al dunque. Le mie prime ore su Elden Ring da neofita. Ho deciso di fare la mia prima mini maratona in live su Elden Ring per vivermi questa doppia emozione. Da una parte la mia prima mini maratona e dall'altra Elden Ring, con tutto l'hype che ha creato fino all'uscita, e un po' perché giochi così necessitano di tempo. Necessitano di tempo soprattutto per iniziare a imparare le meccaniche, per capire e carpire il gioco, soprattutto se sei nuovo del genere come me. Ed ecco spiegato perché ho voluto fare la maratona con Elden Ring. Devo dire che le mie prime 6 ore sono volate tranquillamente tra l'esplorazione, i menu e gli oggetti con tutta la loro lore dietro, tra il gran colpo d'occhio che il gioco, pur essendo cross-gen, offre, e tra ovviamente le varie bestemmie tirate ad ogni combattimento. Sfiga vuole che i server per l'online da Xbox quel giorno non funzionassero, quindi per ora su quello non posso dirvi nulla. Ma a parte qualche piccola laggatina e qualche calo di frame, niente che comunque è andato a influenzare il gioco, è andato tutto abbastanza liscio. Ah, le bestemmie. Vi ho già detto che si bestemmia? Ma questo non vuol dire che il gioco non sia difficile, anzi. Sono morto un'infinità di volte e tante queste da idiota, ma credo che faccia proprio parte del gioco, parte dell'esplorazione, e secondo me è parte della natura stessa del gioco, che sembra spingerti a voler studiare ogni minimo dettaglio o movimento di ogni bestia, fino anche a lasciarci le penne molte volte. Molte. Poi ovviamente il mio essere pignolo e curioso non mi hanno aiutato per niente proprio. Però, a differenza di quanto ho sentito nei Souls, morire e riprovare tante volte non è per niente frustrante, almeno non per ora e non per me. Una cosa che mi ha affascinato molto e che non mi aspettavo, a differenza del movimento degli alberi al vento, quello fa proprio ridere talmente fatto male, è che certi dialoghi con certi NPC sono influenzati da quello che hai fatto in gioco. Non influenzati su scelte o su cose particolari, però ho avuto un dialogo che è iniziato con una battuta su cosa avessi fatto un attimo prima col mio personaggio. Oh regà, è difficile raccontare senza fare spoiler, quindi accontentatevi di questo. Ma volevo comunque dirvelo, perché è una cosa che mi è piaciuta e mi ha lasciato un po' a bocca aperta perché non me l'aspettavo. In conclusione, sì, mi piace, mi sta divertendo e non vedo l'ora di continuarlo. Prima di lasciarvi però voglio condividere con voi un immenso spavento che ho avuto. Vi lascio lo screen. Ecco, sono uscito senza salvare la prima volta, dopo 6 ore. Ma per fortuna il gioco mi ha graziato, se no altro che bestemmia. Ora però voglio sapere da voi come sono passate le vostre prime ore e vi aspetto nei commenti. Ragazzuoli, se vi fa piacere, io stasera e domani sera alle 21.30 sarò in live su Twitch con una full immersion su Elden Ring. Credo di aver detto tutto per ora, quindi ci vediamo nei prossimi episodi. Ragazzuoli, mi raccomando, salvate. Ma questo non vuol dire che il gioco non sia troppo difficile, anzi, sono morto una miriade di volte, non mi ricordo cosa devo dire.